Con 204 voti favorevoli e 142 contrari, il Parlamento svedese ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del governo socialdemocratico guidato da Stefan Löfven. Il voto lascia il paese nell'incertezza, visto che nessuna coalizione al momento detiene una maggioranza chiara. Nella storia i partiti di sinistra e di destra sono stati in grado di unirsi e guidare insieme il paese. In tutta la Svezia i partiti governano insieme municipalità e regioni. Adesso gli svedesi si aspettano, a ragione, la stessa cosa a livello nazionale. Continuerò a lavorare perché si metta da parte la politica dei blocchi contrapposti. Nel Parlamento uscito dalle ultime elezioni, il centrosinistra ha guadagnato un solo seggio in più della coalizione di centrodestra. Decisivi saranno dunque i 62 seggi dei Democratici Svedesi, partito emergente di stampo sovranista che ha votato la sfiducia insieme al blocco di centrodestra. Favorito nella corsa per la successione alla guida del paese, il leader moderato Ulf Kristersson, che ha già escluso di guardare a un'alleanza con i Democratici Svedesi, pur non chiudendo la porta a ipotesi di un appoggio esterno.